Ciao a tutti, bentornati sul mio canale e benvenuti in questo nuovo video. Oggi volevo fare un video esperimento. Ora, io non ho mai fatto mistero del fatto che il romance non fosse il mio genere preferito. Quando è una sottotrama molto leggera riesco ad apprezzarlo, ma quando è il focus di un romanzo tendenzialmente mi girano o comunque quel romanzo finisce per non essere pienamente apprezzato per me, lettrice. Quindi ho voluto fare un esperimento. Su BookTok mi capitano molto spesso consigli romance, evidentemente l'algoritmo non ha capito una mazza, ma questo è un altro discorso. E quindi ho deciso di provare a leggerne qualcuno. Però, come ho voluto impostare questo video che sto preparando da effettivamente mesi, non volevo che fosse un video in cui io semplicemente do contro dei libri, quindi li ho voluti scegliere 5 e li ho voluti scegliere secondo diversi criteri. Libri che ero convinta non mi sarebbero piaciuti, per i più disparati motivi, le premesse mi facevano tendenzialmente ridere. Infatti per questa categoria ho scelto Beach Read, romanzo d'estate di Emily Henry, e The Love Hypothesis, credo in italiano sia Il teorema dell'amore, per appunto questa categoria. Quindi libri che ho letto proprio con l'intento, diciamo con il sottopensiero, che mi avrebbero fatto schifo. Ho poi scelto due libri che tendenzialmente a livello di premessa generale, elementi di cui avevo sentito parlare, potenzialmente potevano piacermi, appunto perché non volevo solo leggere libri che, cioè, a quel punto avrei letto, che ne so, The Spanish Love Deception o comunque Colleen Hoover, tantissimi libri che sapevo avrei demolito perché per me come lettrice proprio non funzionano, non hanno nessun appeal su di me, mentre questi due, per quanto mi fanno ridere le premesse, magari si potevano rivelare delle sorprese. Mi sono anche basata su un BookTok un po' più antico, anche perché adesso va presente di moda pornografia su pagina, che non è una cosa che a me personalmente interessa leggere, e quindi sono andata a pescare dei suggerimenti un po' più datati, tra virgolette. Comunque, per la categoria libri che effettivamente possono piacermi, ho scelto 7 Days in June di Tia Williams e Un letto per due, The Flutcher di Beth O'Leary. Di questo ne ho sentito parlare veramente troppo bene per non provare, e questo qui appunto perché la premessa mi sembrava molto molto interessante. E l'ultimo fa proprio parte della categoria random, perché mi piaceva la copertina, e ho scelto Get a Life, Chloe Brown. E quindi questa era la mia TBR, quella che avevo deciso di leggere. Poi però, girando ancora, mi sono capitati diversi video su Alone with the Windy Eater di Olivia Blake, che lo descrivevano come la storia d'amore più bella mai scritta. E chi sono io per non provare a leggerlo per questo video? Quindi questa è un po' una categoria bonus, un po' a parte, perché comunque si discosta molto dal, diciamo, dal tema della maggior parte di loro, dal tono della maggior parte dei libri che ho presentato prima. E quindi questi sono i libri che ho letto per questo video. Io vi lascio all'Alessandra del passato, che da giugno a praticamente l'altro ieri vi ha dato tutte le sue impressioni man mano che finiva i libri, e ci vediamo di nuovo alla fine del video per fare un, diciamo, per tirare le somme e fare anche una piccola classifica. Parliamo di 7 Days in June di Tia Williams. Io appunto l'ho letto a giugno, perché sono una persona semplice, e quindi se il titolo è 7 Days in June non c'era un altro momento in cui leggerlo se non giugno. Allora, devo dire che nonostante un inizio un po' incerto, posto che appunto la protagonista si strozza con la gomma da masticare mentre si sta masturbando proprio nella primissima scena, cioè appena inizi il libro, c'è un attimo, cioè io ho avuto un attimo di scompenso perché non era quello che mi aspettavo. Immaginavo ci sarebbero state scene un po' più spinte, perché comunque lo richiede il genere, ma insomma iniziare così mi ha un attimo, non dico traumatizzato, ma se non altro sorpreso. Andando avanti però, l'incontro tra questi due autori di successo, lei intrappolata in questo ruolo di autrice di romanzi erotici con vampiri, che nasce nell'immaginario dell'autrice, secondo me, dal filone di Twilight, arrivata al 15° libro, che non ce la fa più a scriverlo, e di lui, autore intellettuale, i cui libri non hanno una trama, ma che cambiano la vita alle persone, mi è piaciuto questo contrasto. Non è innovativo, perché mi è già capitato di sentire di libri con questo duo, diciamo, di contrasto. La chimica tra i personaggi è palese, è chiara, non è che lei fa finta che non ci sia e poi improvvisamente riscoppia, e questa cosa secondo me è apprezzabile. Ma oltre alla storia d'amore, che per me è stata bella vedere appunto come si ricostruiva, come imparavano a conoscersi di nuovo,
come superavano i traumi del passato, come comunque venivano a patti con quello che si erano fatti a vicenda, anche perché comunque stiamo parlando di temi pesanti, si parla di abuso di droga, di autolesionismo, quindi comunque non cose propriamente leggerissime da leggere in un romanzo rosa. Ci sono anche tanti altri elementi che mi hanno permesso, da lettrice non di romanzi rosa, di apprezzare questo libro. Ne avevo sentito parlare bene, effettivamente è così, e ho trovato molto interessante tutta la riflessione sul whitewashing dei personaggi dei libri di Eva, che nel momento in cui bisogna fare un film di questa serie di libri, le propongono di scegliere degli attori bianchi per fare i suoi personaggi, e lei inizialmente vorrebbe cedere perché è più facile e più persone andrebbero a vederlo, perché noi siamo abituati a questo. Essendo personaggi scritti per essere neri, sarebbe giusto che le interpretassero persone nere. D'altro canto, però, recentemente, tra l'altro, c'è stata la polemica sul... recentemente, adesso, nel mio presente, c'è stata la polemica di quando hanno scelto un'attrice nera per fare Annabeth nel serie TV di Percy Jackson, che tutti hanno continuato, hanno detto ma nel libro è bianca, ha i capelli biondi, che però a un certo punto cosa cambia al personaggio? Cioè Annabeth è intelligente ed è questa la sua principale caratteristica, non è il fatto che abbia i capelli biondi, anzi lo stereotipo di bionda stupida è stato superato, direi che è stato fatto, strafatto nel cinema, e Percy Jackson è un libro del 2005-2007, quindi sì, all'epoca era ancora uno stereotipo che si poteva sfruttare, adesso forse è un po' superato. L'importante è che Annabeth sia intelligente, punto, che abbia la pelle nera, bianca, blu, non ce ne frega nulla. Allora, nel momento in cui non inficio il personaggio, potete fare quello che vi pare, cioè non me ne frega assolutamente nulla. Però sarebbe giusto anche scrivere ruoli per persone nere, in cui non si parla del fatto che sia difficile essere una minoranza, ed è un po' quello che ho trovato in questo libro, e quindi in questo caso fare whitewashing è un grosso errore. Sono persone, personaggi nati per essere così, ed è parte integrante del loro personaggio. Poi è un libro dentro un libro, quindi non è che ho letto il libro che ha scritto Eva, mi sto incartando in questo discorso. Però insomma è una riflessione molto interessante che porta anche degli spunti di conversazione. Ecco, io mi sono trovata a dire è vero, non è giusto scegliere attori bianchi, bisogna, questi ruoli sono stati fatti e scritti per persone nere, fateli fare a delle persone nere che finora non hanno avuto modo di interpretare personaggi scritti apposta per loro, ma dei personaggi bianchi adattati per loro. Quindi insomma, non c'è solo la storia d'amore, che comunque mi è piaciuta, ecco, non l'ho trovata particolarmente rivoluzionaria. Anche il fatto che finisse in un modo e poi ci fosse un prologo alla fine, lungo quanto l'ultimo capitolo, è chiaro che tu come finisci l'ultimo capitolo verrà sconvolto poi dal prologo, quindi non lo so, quello forse potevamo evitarcelo, anzi mi era pure piaciuto un po' il finale, come il finale, il primo finale che era stato deciso per il libro. Però comunque un ottimo libro per iniziare a leggere di romance, perché non è eccessivamente smielato, o comunque ci sono dei tropi e dei temi che anche per lettori non romance potrebbero andar bene. Nella mia timeline saranno passati alcuni mesi, nella vostra più o meno mezzo secondo, ma sono qui per parlarvi di Beach Read di Emily Henry, che ho finito giusto qualche giorno fa, che devo ammettere mi è piaciuto molto di più di quello che pensavo. L'ho detto già prima qual era lo scopo di questo video, però sicuramente questo è stato uno dei libri che ho scelto, soprattutto perché erano famosi, cioè questo era uno di quelli che non mi aspettavo mi piacesse, ecco, uno di quelli che non avrei comunque consigliato a persone che non leggono romance ma che si vogliono approcciare al genere, cioè questo veramente mi aspettavo che non mi piacesse. E complice forse le aspettative estremamente basse, complice forse il periodo in cui l'ho letto, perché l'ho letto dopo una maratona di lettura, quindi avevo bisogno di una lettura molto leggera, questo libro non mi è dispiaciuto poi così tanto. Ma di cosa parla Beach Read? Beach Read è la storia di January e Gus, due autori molto affermati che si trovano in un periodo di stallo nella loro vita. Loro si conoscono nel college ed erano, tra virgolette, si può dire rivali. Comunque January sentiva un po' di aria di superiorità da parte di Gus, quindi, che si chiama Augustus in realtà. Quindi tra due non c'era esattamente buon sangue. Un'estate si ritrovano fortuitamente, per tutta una serie di motivi, vicini di casa al mare, e decidono di invertirsi
i ruoli, tra virgolette, quindi lui scriverà un romanzo rosa, mentre lei scriverà un romanzo intellettuale, impegnato, insomma, il genere di cui si occupa Gus. E devo dire che anche proprio mentre lo stavo leggendo, la prima cosa a cui ho pensato è che non mi aspettavo tutta questa trama. Mi aspettavo che sarebbe stata una commedia romantica in cui semplicemente loro due si incontrano, ci sono un po' di avventure un po' rocambolesche, dei malintesi, eccetera, eccetera, e poi si mettono insieme e c'è la grande storia d'amore. E invece mi sono trovata davanti comunque personaggi scritti molto bene. Un romance costruito piano piano, con calma e fatto effettivamente in modo efficace, con delle tematiche anche interessanti, insomma si affronta il lutto e c'è questa grossa riflessione con cui io sono molto d'accordo, che tutto quello che scrivono le donne è per forza una storia d'amore, è per forza di qualità inferiore ed è un grosso peso sulle persone che si occupano di queste cose, che lavorano in questo campo. E l'ho trovato sensato nel contesto di un libro del genere, anche in questo caso non lo sto facendo apposta, ma i protagonisti sono due scrittori. Di fatto è un po' una ripetizione di Seven Days in June, però è un tipo di storia diversa, anche il tono è molto diverso, questo è molto più leggero, un po' più frizzantino, lei è un po' più disagiata nella vita, un po' quelle proprio tipiche protagoniste di commedia romantica dei primi anni 2000. E comunque appunto, avendolo letto magari in un periodo in cui mi serviva una cosa più leggera, è caduto perfettamente, quindi io chiaramente non lo ritengo uno dei miei libri preferiti, non lo ritengo il libro della vita, però, come l'ho già chiamato, è un ottimo sorbetto letterario, cioè aiuta magari a passare da un libro un po' più impegnativo a un altro, o da un periodo in cui magari si è letto un po' di più e si vuole prendere un periodo un po' più svago a livello mentale. Mi sono piaciuti un sacco, tra l'altro, i dialoghi tra i due protagonisti, cioè le interazioni tra di loro secondo me sono molto efficaci. Poi era ovvio che loro si sarebbero, insomma, che la storia d'amore sarebbe nata tra di loro, era chiaro dalla primissima pagina. Comunque appunto c'è questo minimo di astio all'inizio del libro, comunque di freddezza, che piano piano diventa una storia d'amore, e io l'ho trovato costruito appunto, come ho già detto, molto bene, e soprattutto non è stato frettoloso, cioè nel senso ho capito perché si sono conosciuti, perché si sono piaciuti, quindi questa è sicuramente una cosa che io ho apprezzato, e hanno aiutato moltissimo le interazioni, proprio i dialoghi tra i due protagonisti che si scambiavano battute sagaci, che si punzecchiavano su diversi punti, veramente un romanzo proprio carino, senza impegno, senza pretese, fa quello che deve fare, sta nei canoni del genere. E devo dire che verso la fine un po' mi sono venute le farfalle nello stomaco, sarà comunque il periodo in cui l'ho letto che c'era tanto romanticismo anche nella mia vita privata. Proprio sono rimasta contenta di aver scelto questo libro. Adesso non credo che recupererò tutti i romanzi di Emily Henry, però se mai dovessi voler aver voglia, insomma, di un altro romance di questo genere, sicuramente so che lei è un'autrice a cui mi potrei affidare, nel senso la scrittura non è particolarmente complicata, è molto semplice, lineare, e comunque aiuta nel rendere il libro molto scorrevole. E l'unica cosa che proprio non fa per me, purtroppo, in questo libro le scene spinte, no. Ecco, mi hanno fatto un po' cringiare, non mi piace il modo in cui vengono descritte, e quando non si parlano e per questo si creano delle situazioni complicate, per cui non si parlano, per cui c'è frizione, ecco, neanche questo mi fa particolarmente impazzire. Però, comunque, il mio giudizio sul libro resta positivo, è un ottimo libro da intervallare con letture più pesanti, o comunque, per esempio, io appunto l'ho letto al mare o comunque in estate, per cui non avevo tanto tempo da dedicare alla lettura, si può mettere in pausa per diversi giorni, si riprendono le fila senza nessun tipo di problema. Quindi il mio giudizio su questo libro è sicuramente positivo. Parliamo di The Fletcher di Beth O'Leary, che era uno di quei libri che avevo scelto, come ho detto all'inizio video, perché mi interessava approfondire appunto la trama, mi sembrava, insomma, c'era qualcosa che mi era sembrato interessante. Purtroppo però le mie aspettative sono rimaste un po' deluse, un po' disattese, ecco. Un letto per due italiano parla di Tiffy e Leon, due ragazzi che si troveranno a dividere un letto. Lui, infermiere notturno, affitterà la sua stanza per le ore appunto notturne, visto che lui è al lavoro, mentre ci dormirà di giorno quando Tiffy è al lavoro. Tiffy deciderà di accettare questo patto perché da poco ha rotto con il fidanzato storico e le serve un posto in cui stare, ma non ha moltissimi soldi. Non si incontreranno quindi mai perché i loro orari sono agli antipodi. Un giorno però Tiffy lascia un biglietto, un post-it, a cui Leon risponde, e così inizierà questo botta e risposta che sarà l'inizio della loro conoscenza,
che poi sfocerà in una storia d'amore, perché stiamo parlando di romance in questo video e quindi di questo, insomma, andremo a parlare. E sicuramente non mi aspettavo una trama piena di colpi di scena in un romance. Ora, l'idea di questo libro secondo me era geniale, una premessa insolita per un romance, non c'è un incontro casuale, nulla di cui avevo sentito parlare prima, era proprio una premessa unica. Però l'esecuzione mi ha lasciato un po' così, un po' interdetta. È vero che rispetto agli altri due libri che ho letto per questo video, questo è il primo in cui i due protagonisti non si conoscono già, quindi comunque per la prima volta ho letto di tutta la parte di conoscenza, in cui si parte da amici, piano piano si arriva a più che amici, forse ci sono dei sentimenti eccetera eccetera, e poi effettivamente i protagonisti stanno insieme, quindi sicuramente è una novità rispetto appunto a quello che ho letto finora per questo video, ed è obiettivamente uno degli elementi che ho apprezzato di più. Scusate, oggi il sole ha deciso di fare un po' come gli pare, e ho apprezzato che si riuscisse a vedere tutto quello che sono Tiffy e Leon senza essere Tiffy e Leon, cioè gli amici, la famiglia, come si rapportano con altre persone che non siano loro due in coppia, quindi sicuramente è una parte molto positiva di questo libro. Mi è piaciuto che per la prima volta avessimo anche il punto di vista maschile, cosa che negli altri due libri appunto non c'era. Ne parlavano come un libro cozy, quindi carino, coccoloso, che però, boh, le scene cozy sono poche, perché appunto c'è tanto spazio alla conoscenza in questo libro, c'è poco durante, ecco. Una cosa che fa molto bene è affrontare delle tematiche serie in modo sì da rom-com, quindi non particolarmente approfondite, ma sicuramente in modo molto delicato e molto rispettoso. Un familiare in prigione, lo stalking, le relazioni tossiche, ognuno dei protagonisti ha, diciamo, la sua vita precedente con cui deve fare ancora i conti, e quindi è un altro punto a favore. Il problema è che appunto mi aspettavo più scene intime tra i protagonisti, ma non intime nel senso spinte, che ci sono e che non mi aspettavo invece, perché io cercavo una cosa che non ne avesse, cioè per differenziarsi da tutto quello che avevo letto finora ne cercavo uno, diciamo, come si dice in inglese, PG-13, cioè adatto ai minori di 13 anni. E questo ha le scene spinte che non vengono quasi mai citate, quindi non che io non le leggo in assoluto, ma semplicemente non me le aspettavo. Quindi vabbè, secondo me in questo libro non erano necessarie. Un'altra cosa che purtroppo non mi è piaciuta è il fatto che Leon, quindi i punti di vista maschili, vengono narrati quasi esclusivamente tramite chiamate e messaggi, che, boh, non mi fa impazzire come scelta narrativa. Non lo so, io ho capito che era un modo di differenziare due punti di vista, però così non mi sembra efficace. Cioè, se l'autrice aveva paura che non si capisse chi dei due, cioè di non avere due voci narrative distinte, allora forse era meglio evitare il punto di vista di Leon, perché non lo so, no, così non mi è piaciuto, nonostante fosse comunque apprezzabile avere un punto di vista maschile e fosse la storia, il background che mi interessava di più. Una cosa positiva che mi sono dimenticata di menzionare quando ho parlato di questo libro nel wrap up a novembre, è che la protagonista è curvy, quindi è stato bello vedere finalmente la protagonista di un romance un po' diversa, perché di solito sono tutte praticamente delle supermodelle e dicono di essere brutte quando canonicamente invece sono attraenti, e sicuramente questo è stato bello, sentirsi anche un po' rappresentate. Quindi una buona premessa che però purtroppo si è un po' persa nell'esecuzione. Non un libro brutto sicuramente, però purtroppo mi aspettavo un po' meglio. Riesco finalmente ad avere un attimo per parlare di The Love Hypothesis. Storia d'amore con il trope del fake dating, quindi di questi due protagonisti che stanno insieme per finta, ambientata nell'ambiente STEM, quindi di Science, Technology, Engineering and Mathematics, credo. Comunque in un ambiente di ricerca scientifica. La protagonista è una dottoranda, Olive, di 26 anni, che inizia a uscire con un ragazzo. La sua migliore amica però si innamora di questo ragazzo ed è ricambiata, e allora lei decide di tirarsi indietro e di mentirle dicendo che sta vedendo un'altra persona. Una sera in cui dovrebbe essere un appuntamento con questo ragazzo inesistente, sta in laboratorio in realtà a lavorare, quando arriva la sua migliore amica e, pur di non farsi beccare in una bugia, Olive bacia la prima persona che incontra, che è il dottor Adam, stavo per dire Driver, Adam Carson, che è uno dei professori più
temuti del dipartimento. L'amica li vedrà e quindi si convincerà della bontà della sua storia. Perché stavo per dire Adam Driver? Perché, come si può notare dalla copertina, i personaggi dei protagonisti sono ispirati a Kylo Ren e Rey della terza trilogia di Star Wars. Sì, questa era una fanfiction che ha avuto talmente tanto successo che è stata poi pubblicata, tra virgolette, tradizionalmente. Non mi capacito di questo successo. Non lo so, sarà che Adam Driver comunque è molto apprezzato dal punto di vista estetico, non da me, che non sono un amante, ecco, di Adam Driver. Nella scena in cui si leva il casco in Star Wars sono scoppiata a ridere, per dirvi quanto lo trovo poco credibile come cattivo su schermo, o comunque in generale non mi piace a livello estetico, ecco, mettiamola così. Ma andiamo per gradi. Prima le cose positive, che sono due. Il fatto che è molto molto scorrevole, cioè si fa leggere veramente in pochissimo tempo. Io per esempio l'ho fatto fuori in 2-3 giorni, tant'è che avevo trovato il cartaceo a prezzo stracciato, me l'ero preso perché ho detto vabbè, così mi metto avanti per questo video, ma nel frattempo avevo già l'audiolibro che ho iniziato e ho finito l'audiolibro prima che mi arrivasse il cartaceo. Il secondo elemento positivo è proprio l'ambiente STEM, perché l'autrice effettivamente è ricercatrice STEM, quindi si vede che questo ambiente l'ha vissuto davvero ed è una buona rappresentazione di questo ambiente. Si sente che è credibile, si sente la misoginia e la difficoltà delle donne a inserirsi in questo ambiente. Quante volte ho detto ambiente in questo video? Potrei mettere un counter. Però tutto il resto non ci siamo per me. I personaggi secondari sono stereotipi, sono veramente cartonati, bagnati, che devono come spuntare una lista di minoranze per prendersi poi il bollino di inclusività. E comunque sono tutti veramente rimbecilliti. Succedono le cose e loro non si interrogano su quello che è successo, prendono tutto per buono e non riescono a fare 2 più 2 anche sulle cose più semplici. Tant'è che veramente a questo punto diventa poco credibile che siate tutti ricercatori, perché almeno dal poco che so, nell'ambiente scientifico, soprattutto quando fai ricerca, le capacità deduttive sono abbastanza importanti. Anche il fake dating secondo me non è troppo convincente, lei si innamora praticamente subito per davvero. Per carità, non è che stiamo parlando di un mattone, sono poco più di 300 pagine. Cioè, non lo so, lei si innamora dopo un appuntamento e mezzo, finto, quindi non lo so, vabbè. E poi quando effettivamente si arriva alle scene spinte, penso siano le più cringe che ho letto in vita mia. Due capitoli interi che fortunatamente ho ascoltato a casa, perché veramente è da mettersi le mani nei capelli per quanto mi stavano facendo cringiare. E soprattutto c'è questa cosa terribile, terribile, che è presentissima nei romance, che è una delle cose che mi fanno proprio sospirare rumorosamente mentre li leggo, è il fatto che lui è grosso, è imponente, con la voce profonda e è oscuro di qua e di là, e invece lei è piccolina, sottile, si veste solo colorata, c'è questo stereotipo continuo. Io sono un po' stanca, anche perché poi lei a un certo punto dice che è alta tipo 1,73 m, quindi non è che sia proprio bassina. Per non parlare del goffo tentativo di rappresentazione demisessuale in questo modo e in quel momento. Però la cosa veramente tanto grave di questo libro, secondo me, è la leggerezza con cui tratta alcuni argomenti che dovrebbero essere importanti e che vengono trattati in modo proprio superficiale. Io capisco che è una commedia romantica, non mi aspettavo un trattato su come queste cose vanno affrontate, su quello che comportano a livello psicologico, però a livello cioè il tempo di elaborazione è un quarto d'ora e un bacino sulla fronte. Non lo so, mi è sembrato quasi prendere in giro le persone che veramente hanno subito queste cose. Direi a questo punto che il problema sono io, perché è piaciuto veramente a una marea di persone, però per me questo è un esperimento fallito, purtroppo. Parliamo di Get a Life, Chloe Brown, di Talia Ibert. Altra commedia romantica che ha come protagonista Chloe Brown, che in seguito a un incontro ravvicinato con la morte deciderà di stilare una lista di obiettivi da raggiungere per riprendere in mano la sua vita, per sentire di avere una vita e di non essere semplicemente quello che la affligge. E aiutarla a raggiungere tutti questi obiettivi che si è posta sarà Redford Morgan, il, diciamo, tuttofare del palazzo. Non nasconderò di essermi assolutamente innamorata di questo libro. Non mi aspettavo mi piacesse così tanto. Devo dire, mi hanno attirato tanti fattori, il lavoro grafico, tanti di questi romance mi hanno attirato comunque perché sono molto carini i lavori grafici di cartoonizzazione del contenuto del libro. Non fatevi ingannare, perché sì, ok, sono tutti molto carini, ma ci sono anche delle scene molto spinte
che è una cosa che ho lamentato in tutti i libri fino adesso, ma che in questo libro non mi hanno dato fastidio, per quanto io mi sono innamorata di questa coppia, che per me è una di quelle migliori. C'è una chimica tra di loro due alle stelle, e mi sono proprio divertita a leggere dei loro incontri, di come imparavano a conoscersi, di tutto quello che scoprono l'uno dell'altra. È pieno, pieno, pieno zeppo di British humor, che è una cosa che io adoro, mi fa veramente ridere. Quindi ogni volta che mi trovo davanti a un esempio di questo tipo di ironia, mi divertivo proprio tantissimo. Mi sono trovata proprio in più punti a fare oh, cioè che c'erano delle scene talmente tenere, anche non solo tra i due protagonisti, che mi sono veramente divertita a leggere questo libro. Non me l'aspettavo per nulla, mi è piaciuta tantissimo l'inclusione di una protagonista curvy, nera, con una disabilità che è molto presente, cioè non è una di quelle cose menzionate per creare un background o un trauma al personaggio principale, ma è parte integrante della storia. E anche in generale il discorso sulla salute mentale secondo me è fatto molto bene, c'è un livello di profondità che non mi aspettavo per una commedia romantica e che sinceramente è inserito molto bene, cioè non è fuori contesto, non è messo lì tanto perché deve esserci. Veramente una bella sorpresa, appunto loro due sono forse la mia coppia preferita di tutte quelle di cui ho letto per questo video, e mi sono trovata in tanti aspetti di questo libro, a cominciare dal fatto che comunque lei è la sorella maggiore, che è una persona che adora fare le liste. Ci sono tanti piccoli aspetti di me che ho trovato riflessi nel carattere di Chloe Brown, e effettivamente sono curiosa di leggere i seguiti, perché questo è il primo di una trilogia. Sono ovviamente autoconclusivi, nel senso che sì, appunto questo è il primo, ma il secondo libro è incentrato su Danica Brown, la sorella di mezzo, e l'ultimo su Eve, la sorella minore, e quindi nel senso la storia di Chloe si conclude qui, quindi può essere letto come un autoconclusivo, però c'è questo senso di famiglia, di unione e coesione tra le sorelle così bello, che sono veramente curiosa di vedere come andrà avanti, se ci saranno dei cameo anche loro, penso proprio di sì. Per quanto riguarda la parte un po' più tra virgolette tecnica, la scrittura non è nulla di originale, però abbiamo il punto di vista di Red, che è un po' quello che mi aspettavo da The Flasher di Beth O'Leary, cioè nel senso che abbiamo il punto di vista di entrambi, di lei e di lui, e sono due voci narrative distinte. Io riuscivo a capire il capitolo in cui lui narrava e il capitolo in cui lei narrava, e non c'è stato bisogno dell'espediente delle telefonate, non c'è stato bisogno dell'espediente dei messaggi, si capiva chi stava parlando, che è una cosa che ho molto apprezzato. E poi come si punzecchiano loro, le battutine che si scambiano, veramente le avevo parlato bene in Beach Read, ma secondo me qui è fatto ancora meglio. E poi non è un libro della vita, non gli ho dato 5 stelle, gli ho date 3,5, perché c'è soprattutto un punto al centro in cui rallento un po'. Però veramente non ci sono troppi inutili, c'è un'ottima comunicazione tra i due protagonisti, veramente quello che vorrei che tutte le commedie romantiche fossero. Lo so che è un'affermazione forte. Parliamo di Alone with You in the Eater di Olivie Blake, che mi ha lasciato piuttosto perplessa. Alone with You in the Eater racconta la storia di Aldo e Regan, due ragazzi che si incontrano e che inizieranno una storia d'amore. Sono molte difficoltà nel parlare di questo libro, nonostante io l'abbia finito già da 2-3 giorni. Il pensiero che ho non sono riuscita ancora a farlo sedimentare, perché è un libro che per gran parte della sua durata mi ha lasciato piuttosto interdetta. Tant'è che l'ho letto tutto in audiolibro, cioè non ho mai aperto questa copia cartacea, e credo che se non avessi avuto appunto l'audiolibro non l'avrei portato a termine, o comunque ci avrei messo molto molto di più, e già così ci ho messo praticamente 15 giorni e stiamo parlando di un libro corto. Gli intenti di questo libro secondo me sono molto nobili, perché vuole dare una rappresentazione di quello che significa amare qualcuno quando noi stessi non amiamo noi stessi, quando c'è una frattura all'interno della nostra personalità, del far vedere questo lato di noi e comunque di intraprendere una relazione facendo finta che vada tutto bene. La rappresentazione della malattia mentale in questo libro secondo me è evidente, sia dal lato di lei che dal lato di lui. Abbiamo davanti due personaggi grigi, non è esattamente giusto, cioè nel senso secondo me lei è presentata proprio come un personaggio negativo, lui sicuramente non è un personaggio positivo, ma
la mia personalissima sensazione è che lei fosse proprio presentata in modo proprio più crudo, più cattivo dei due, non so come altro dirlo. La trama ovviamente in questo libro non c'è, è come se fosse un lunghissimo flusso di coscienza da entrambi i punti di vista, di quello che provano in diverse situazioni in cui vengono inseriti. Avevo veramente tante speranze nei confronti di questo libro, volevo tantissimo che mi piacesse, però in tantissimi, proprio tantissimi punti mi ha ricordato Persone Normali, che non è uno dei miei libri preferiti, insomma a me non è, tendenzialmente non è piaciuto, e mi ha ricordato in più punti quello, nel senso che era un commento ad altro inserito in una storia. Insomma, questi due personaggi che interagiscono tra di loro in diversi momenti, in diversi punti, ma diciamo che un po' si gira intorno a quello che si sta cercando effettivamente di comunicare al lettore. Un'altra cosa che non mi ha convinto è lo stile di scrittura, che secondo me è eccessivamente contorto. Voleva appunto comunicarci qualcosa, ma forse è andato un po' oltre in quel senso, e sicuramente non lo leggi con l'ottica che questa sarà una storia d'amore che andrà da qualche parte, lo leggi già sapendo che stai guardando una tragedia annunciata, un disastro proprio dietro l'angolo, che queste persone non staranno insieme alla fine di questo libro, cioè è proprio evidente, proprio quando capisci, quando si capisce il tono che si vuole dare all'opera, non è una storia felice, ecco, non è una commedia romantica sicuramente. Sono un po' triste perché comunque avevo speranza, appunto perché molti l'hanno scritta come la storia d'amore più bella che ci sia, più vera che ci sia. Sicuramente è, sicuramente non è una storia d'amore edulcorata, e di questo io sono felice, comunque è una cosa che apprezzo. Però sono proprio delusa perché speravo mi piacesse di più, cioè ci ho provato fortissimo a farmelo piacere, però a un certo punto ho dovuto ammettere a me stessa che io non avevo voglia di leggerlo, mi dovevo un po' sforzare per iniziarlo, non immedesimando, perché comunque no. Però non, i personaggi non mi stavano comunicando molto, non mi stavo affezionando a loro, e quindi non ero coinvolta nelle loro vicende. Pazienza, cioè non possiamo avere tutti gli stessi gusti, sennò esisterebbero 6 libri al mondo. Comunque, diciamo che molti punti sono diventati più chiari una volta che ho letto i ringraziamenti a fine libro, che per me sono stati la cosa più bella di questo libro, la parte che ho letto più volentieri e che comunque ha chiarito un po' di cose, e si capisce che lei ha, mi viene il termine, appozzato, cioè insomma si è basata pesantemente su una sua esperienza personale con la malattia mentale, e infatti è la parte che proprio ti colpisce in piena faccia di questo libro, cioè la difficoltà di relazionarsi quando si ha un disturbo di questo genere è ritratto molto bene. Ci sono sì punti positivi, però anche tanti punti negativi, peccato, peccato. Cosa mi ha insegnato questo esperimento? Tendenzialmente a uscire dalla mia zona di comfort. Sì, ci sono stati libri che mi sono piaciuti più di altri, alcuni che effettivamente si sono rivelati quello che mi aspettavo fossero, altri invece che mi hanno completamente stupita. Mentre per esempio The Love Hypothesis per me è stata una tragedia più totale, adesso so che Emily Henry e Talia Hibbert sono autrici da cui potrei prendere comunque libri un po' più leggeri se avessi bisogno di una lettura un po' svago. Quindi, per fare una classifica, al 6° posto c'è The Love Hypothesis di Hayley Hazelwood. Al 5° posto troviamo Alone with the Wind Eater di Olivie Blake, di cui leggerò forse solo i fantasy, perché forse è meglio così. Al 4° posto The Fletcher di Beth O'Leary, o Un letto per due. Potrei leggere altro di questa autrice, ma sicuramente non è una di quelle che mi ha colpito di più. 3° posto per Romanzo d'estate, Beach Read di Emily Henry, per il fattore sorpresa è passato effettivamente avanti a Beth O'Leary. 2° posto, senza ombra di dubbio, a Get a Life Chloe Brown. E infine 1° posto a 7 Days in June di Tia Williams, obiettivamente il libro più bello proprio sotto ogni parametro che ho letto per questo video. Credo lei abbia già scritto un altro romanzo che sono curiosa di recuperare, e eventualmente in futuro potrei leggere altro, perché veramente secondo me questo è un ottimo libro, una storia d'amore scritta benissimo, che tratta tematiche importanti, non scontate e non in modo scontato. Mi sento abbastanza tranquilla nell'affermare che sia il libro più bello letto per questo video. Questo è tutto per questo esperimento, e spero che vi sia piaciuto. Magari in futuro potrei riproporlo sempre con i romance, o magari con un altro genere che non è il mio. Se magari vi interessa, fatemi sapere con un commento, e poi tutte le cose che dico alla fine di ogni video, quindi mettete un like se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale per non perdere nuovi contenuti, e noi ci vediamo martedì prossimo con un nuovissimo video. Ciao!